Gente, eccoci a Rapallo, a San Massimo, con una nuova invettiva contro il comune di Rapallo, che non curante di ciò che ormai è ben risaputo, ovvero che falciare nel letto dei fiumi non porta alcun beneficio, anzi, mantenere la vegetazione all'interno del letto dei fiumi porta grandissimi benefici, come diminuzione della temperatura, aumento dell'ossigenazione, drenaggio delle sostanze inquinanti nei fiumi, oltre che a mantenere l'umidità nel letto del fiume, che è importantissimo, ed essere un bioma fondamentale per la microfauna dei fiumi. Ma un assessore all'ambiente a Rapallo lo abbiamo effettivamente? A chi viene in mente una cosa del genere? A chi viene in mente una stronzata del genere? Perché questo è proprio inaccettabile, è inaccettabile. È al pari di sboscare, guardate lì un Ford Raptor, fierissimo, è al pari di disboscare per fare dei parcheggi, cioè ambientalmente non ha benefici, veramente, è assurdo. Ma come, io sono incazzato, io non ho le parole, manco, io ero pronto per un video, ma guardando dal vivo questa roba, io sono veramente incazzato, deluso e triste per quello che sta avvenendo, per quello per cui il sindaco poi si vanterà sui social, metterà la foto, guardate, ecco, vi faccio già la foto io, ecco, la foto del sindaco sarà questa, no? Bellissima, bellissimo bioma rigoglioso contro desertificazione. Ma il fiume è secco, ma ci stanno solo bisce e insetti. E quindi cosa vuol dire? Cioè, come se fosse una cosa negativa, no? La natura è questo, no? Non quello. Ma cosa? È veramente imbarazzante, bruttissimo. Sono deluso, non riesco a formulare un discorso di senso compiuto, però credo che di avervi fatto capire il tutto, no? La situazione disastrosa che c'è a Rapallo. Io vi lascerei anche le fonti, ma non me ne frega un cazzo, dato che nessuno le leggerebbe. Andate a informarvi se vi interessa, se è una cosa buona o meno falciare i letti del fiume. Cioè, ma io credo che anche un bambino di un anno riuscirebbe a fare questo ragionamento. Cioè, io immagino soldi del comune investiti a fare una cosa dannosa, cioè proprio, boh, vabbè, non sono un estremista, però diciamo che è proprio una cosa fuori da ogni logica. Se non c'è un assessore all'ambiente a Rapallo, mi candido io, sinceramente, perché a quanto pare ne sa di più uno che non ha studiato, un ragazzo di 20 anni che non ha studiato, piuttosto che qualcuno lì su una poltrona che viene pagato per fare del male alla città. È pazzesco.